diciamo, commercio normale, io vado a comprare, che ne so, le batterie per l'iPhone costano X, che ne so, 3 euro quello costano, è un prezzo di mercato, quindi non posso avere io singolo, però posso scegliere una batteria piuttosto che un'altra, o posso comprare un paio di scarpe piuttosto che un'altra, è un prodotto fatto standard, commerciale, industriale, non fatto a mano, però che ne so, le Timberland mi piacciono e le altre marche non mi piacciono, no? E quel particolare modello mi piace, l'altra no. Quindi se le Timberland me ne mettono a 150 euro, 200 euro, io le compro. Se io non trovo le Timberland, un'altra marca, 150 euro, non gliele do. Magari gliene do 30. No? E quindi c'è una istantanea valutazione del bene che io vado a comprare. Se quel bene vale la cifra che io penso che valga, la riconosco. E quindi tiro fuori le banconote oggi. Invece, nel caso della cambiale, io riconosco lì sull'istante il valore. Perché? Perché, per esempio, potrei comprare un paio di scarpe usate, per assurdo, oggi non le compra più nessuno, ma magari un'auto usata, e per lo stesso modello, la stessa macchina, lo stesso anno di produzione, io do due valutazioni diverse dello stesso bene. Perché? Perché io valgo esattamente solo quel preciso bene che io vado a comprare, non l'avvio del 2001 che ho io genericamente. Non so se è chiaro. Quindi vado a comprare esattamente quella macchina lì e valuto il valore dell'altro che mi vende quella macchina lì, e quella macchina con quella targa lì, solo quella, non altra. Quindi ecco il perché. In qualunque momento, comunque, anche di fronte a un prodotto industriale su larga scala, prodotto in serie, c'è comunque una differenza per la nostra valutazione del valore. Ecco perché è un'acquisizione ulteriore del valore della sovranità, perché mentre nella moneta standard tu hai a disposizione uno stipendio che è di 1000 euro al mese e quelle cose puoi spendere, pure se tu vedi un quadro di Renoir e lo vorresti comprare, non te lo puoi comprare, ma con l'emissione della cambiale sociale, in teoria te lo potresti anche comprare, anche se vale 100.000 euro. Non entriamo troppo nel dettaglio, ma questo è possibile, perché praticamente puoi accedere ad un fido attraverso un circuito che è troppo lungo, senza andare a dover ricorrere, di andare ad una banca per farti fare un fido su qualcosa che tu lasci impegno, tipo il Renoir, no? Te lo compri e dici, lo tieni a casa, però è della banca finché non l'hai finito di pagare, come il mutuo della casa, no? In cui abiti. Hai, cioè, la tua villa, no? Dove abiti, hai fatto un mutuo, hai acceso un mutuo, tu pensi che è tua, invece se tu non paghi una sola rata, te la sequestra la banca e tu te ne vai ramengo in giro per il mondo. Ecco, questo insomma per dire che la cambiale sociale è un'ulteriore formula ancora più ampia di appropriazione della sovranità monetaria, della sovranità in senso ampio, non solo monetaria. Nella sovranità della, diciamo, disponibilità della risorsa denaro. Tu ce l'hai in qualunque momento, alla pari con qualunque altro, nel momento che ti serve, anche nelle quantità che vuoi al limite. È complicato entrare troppo nel dettaglio, ma sul libro c'è descritto tutto, anche diciamo abbastanza nel dettaglio, non proprio tutto per quanto riguarda il controllo, perché la cambiale sociale non è che è gratuita, diciamo, nel senso ampio del termine, nel senso che fai come ti pare, no, non è che fai come ti pare, perché sennò sarebbe un'anarchia monetaria, non è possibile. Però c'è appunto un organo di controllo terzo, che può essere o l'organizzazione di controllo del circuito di associazione a cui si partecipa, oppure può essere il comune, può essere la regione, può essere lo Stato, ci possono essere, insomma, c'è l'associazione della Camera di Commercio, ad esempio per le aziende, e quindi ci sono cinque diversi organi di controllo, a secondo della tipologia di appartenenza al circuito a cui si aderisce. Comunque, quello che è importante sapere è che c'è un organo di controllo che verifica che nessuno faccia il furbo, perché quello che succede oggi
è che noi viviamo in un'epoca di furbi da sempre, come abbiamo visto da 2000 anni e passa. In particolare il primo furbo è la banca. La banca emette banconote come vuole. Faccio un esempio, qui c'è un capitolo, non c'è il libro, vabbè. Ah, ecco. Il capitolo, l'ultimo capitolo, che parla, non l'ultimo capitolo, aspetta, dove sta? Allora, vabbè, non lo trovo. C'è un capitolo dove è spiegato la cosiddetta teoria, che ho voluto chiamare teoria della cipolla. Allora, bisogna fare un piccolo flashback, perché occorre spiegare che nel corso dei secoli ci sono state tutta una serie diverse di emissioni monetarie. Per esempio, prima parlavamo dei franchi e abbiamo detto che bastava che uno portasse lì un lingotto da una libra d'argento, che equivale a 410 grammi, che il conio reale di Carlo Magno gli dava 240 dinari da circa 5 grammi. Ovviamente l'operazione non era gratuita, era a pagamento, perché il resto dei grammi che non veniva stampato, coniato con i denari o i dinari, come vogliamo chiamarli, restavano di proprietà del conio reale, e quindi c'aveva un interesse, che, diciamo, una percentuale che variava dal 6 al 10% normalmente, poi è stata anche di più, però diciamo fra il 6 e il 10%. Quindi la cosa importante da dire è che c'erano, quindi nel corso della storia ci sono state varie modalità di emissione monetaria. La, diciamo, precedente all'attuale, che esisteva praticamente in maniera ufficiale dal 1912, fino al 1944 c'era l'emissione cosiddetta aurea. Dal 44 poi a venire fino al 92, è andata scemando questa tipologia, cominciando dagli Stati Uniti, poi gradualmente tutti i paesi del Fondo Monetario Internazionale vi si sono adeguati, e quindi hanno poi formulato la successiva teoria, che è quella attualmente in vigore anche con l'euro, cioè quella della inverazione o inveramento del valore dentro la banconota, non nel momento dell'emissione, ma nel momento della messa in circolazione acquistando qualcosa sul mercato. Quindi le banconote, come il dollaro, l'euro e tutte, anche lo yen, la sterlina e così via, promanano da questo, da questo concetto, cioè la banconota integra in sé il valore del bene che si va a comprare nel momento in cui lo si mette nel mercato, e non quando viene emessa, perché viene emessa in banca, le banche la mettono a disposizione dei clienti e poi il cliente la va a spendere. Oggi avviene ormai molto di rado, perché avviene più facilmente che c'hai una carta di credito, no? O di debito, come la si vuole chiamare, e vai con la carta di debito, dai, strisci sul POS e paghi quello che vuoi. Nel momento, quindi fino a quel momento lì, pure se tu teoricamente avevi la disponibilità, quel denaro in realtà non era stato creato, era solo un conto, mentre nel momento in cui tu la emetti, da quello nasce uno scontrino fiscale, nasce una fattura, e da lì segue un altro processo. E quindi la cosa incredibile quindi è che la banconota viene definita appunto da Finanza Internazionale a partire dal 1944 come la manifestazione della rappresentazione del valore del bene che viene prodotto e che qualcuno compra. Non è vero, perché? Perché se fosse vero, allora io vado, per esempio,
a comprare un paio di scarpe, come dicevamo prima. Il negoziante, il proprietario del negozio di scarpe, cosa fa? Va a comprare una pelliccia per la moglie, con quei soldi insieme ad altri che ha incassato durante la giornata. Quindi quella banconota da 100 e quella banconota da 50, che si sono inverate, dice Marra, no? Hanno assorbito quel valore nel momento dell'acquisto delle Timberland, quindi hanno il valore, no? Hanno già dentro di loro il valore di 100 e di 50. Se io poi vado, io negoziante di scarpe, vado a comprare la pelliccia e compro la pelliccia a mia moglie, che magari costa, non so, 1000 euro, tanto per fare un conto pari, quelle 150 euro all'interno di quelle 1000 che io vado a dare al pellicciaio, che cosa fanno? Integrano altro valore, secondo voi? No, sono sempre 150 euro. Però quei 150 euro e tutte le altre, gli altri passaggi di banconote che fanno queste banconote nel giro della loro vita, integrano dentro di loro circa 14.000 volte il loro valore di facciale. Dove va a finire quelle 13.999 volte quel valore, secondo voi? Nelle disponibilità delle banche, che emettono a prescindere dal deposito che loro hanno dentro, come riserva frazionaria. Oltre al fatto che la riserva frazionaria oramai è ridotta a meno dell'1%, ed è, c'è anche questo ulteriore, ecco perché l'ho chiamato teoria della cipolla, perché è come una cipolla che apparentemente è una, ma dentro c'ha 200-300 foglie. No? Ecco, esattamente come questa banconota. Cioè la banconota, ma questo è stato studiato non a caso, perché questo ha creato delle riserve, delle possibilità di emissione monetaria e di acquisto da parte delle banche inimmaginabili. Perché prima, quando girava, facciamo un attimo il riferimento a prima, perché così si capisce bene. Cioè prima, quando io avevo ero un re, teoricamente diciamo che i re avessero avuto la capacità di emissione monetaria, il che non era, come abbiamo visto fin dal 1200, no? Ma comunque, anche durante l'impero romano e così via, ma la cosa era che anche il banchiere poteva, rubava sempre, perché non è che la cosa fosse oscena per loro, è metodica, capito? Ma comunque, almeno teoricamente, diciamo ufficialmente, doveva attenersi alla quantità di argento o di oro che aveva nelle sue disponibilità e in base a quella quantità emettere note di banco. Non entriamo nel dettaglio perché lì poi ci sarebbe da dire, perché anche lì c'erano delle usure per realizzare le note di banco. Vabbè, comunque, poteva emettere soltanto quella quantità di banconote in relazione al deposito che lui aveva. Perché? Perché originariamente di là, per esempio in Provenza, dove facevano i mercati i banchieri di Lucca, ci avevano dei corrispondenti che gli mandavano appunto la nota di banco, e con la nota di banco o la nota di cambio quello al mercante passeggero che arrivava lì in Provenza gli davano l'equivalente di argento o di oro. Quindi era un rapporto ben definito, ben preciso, non era casuale. E quindi potevano emettere quelle note di banco in base al loro deposito e basta. Quindi quando uno oggi, a scendere poi da allora fino ad oggi, fino al 1944, aveva un dollaro in tasca, sapeva che quel dollaro era parte di quella riserva aurea di 13.000 tonnellate di oro che stava a Fort Knox, o in Italia sotto il caveau della Banca d'Italia, no? E quelle 2.450 tonnellate d'oro noi potevamo emettere tanta quantità di monete e niente di più. Quindi che cosa succedeva? Che quando uno andava in giro con questa 10.000 lire e andava a comprare, che ne so, la pelliccia per la moglie, questa rappresentava un lingotto d'oro, un lingottino piccolo d'oro, ma era oro. È sempre quello, cioè questo era un lingottino d'oro che girava di mano in mano a seconda dei passaggi che faceva, ed era sempre quello, non aumentava né diminuiva niente dal suo valore.
era un catalizzatore del valore che serviva per fare lo scambio. Tu c'hai le scarpe, io vengo da te, ti do il lingottino d'oro, poi tu c'hai il lingottino d'oro e vale sempre il lingottino d'oro, perché è il lingottino d'oro che gira. Non è che faccio 200.000 banconote da 10.000 lire. Invece con questo sistema le banche hanno trovato il modo per moltiplicare per 14.300 volte il denaro. Ogni volta che gira la banca riacquista il valore di quei 100 euro o di quei 150 euro. Mi sembra che abbiamo detto una cosa molto grave, no? La cosa ancora più grave, che è appunto nel libro, è l'invenzione della partita doppia, o meglio del doppio gioco, come l'ho chiamato io. Qui la cosa è molto più complessa, quindi parlarne a voce diventa difficile, però è un escamotage sempre messo in piedi dai soliti noti, sempre dai banchieri. Tutto parte, il controllo della banconota non è casuale, il controllo della banconota è un controllo profondamente vessatorio, perché con la banconota, soprattutto nei tempi moderni, ci si compra tutto, ci si compra anche l'anima, ci si compra qualunque aspetto della vita sociale, di relazione. E se io controllo la banconota, o come nel caso attuale la faccio mancare, creo 1400 suicidi dall'inizio dell'anno in Italia, creo circa 200.000 chiusure di attività, partite IVA, eccetera, dall'inizio dell'anno adesso, con tutta una serie di crisi esistenziali, crisi morali, crisi relazionali, crisi familiari, crisi matrimoniali, cioè, diventa una carneficina. Siamo qui, questi signori stanno facendo una carneficina sociale, ed è questa la cosa più grave. Cioè qui, solo per il loro bieco interesse, inteso sotto tutte le accezioni del termine, questi signori stanno creando il vuoto morale, e rispondo a quello che diceva l'amico Antonio Caracciolo poco fa, come, cioè, tu quando penalizzi l'uomo e lo rendi un oggetto, come se ne esce? Allora vi dico che cosa è successo nel 1348. Allora, a partire dal 1340 e anche prima c'erano state tutta una serie di penurie di beni di prima necessità, di carestie di vario genere, dovute principalmente alle manifestazioni, anche allora infami, che facevano le banche all'interno dei governi comunali, in particolare riferimento alla Toscana. Perché? Perché in Toscana ci sono giunte le informazioni, i documenti appunto che trattano di questo argomento. Non entro nel dettaglio anche qui perché è troppo complicato, non sarebbe neanche perseguibile un ragionamento senza avere tutti i punti di riferimento. Ma in pratica, nel corso, a partire dal 1315, in Toscana, periodicamente, vari anni, fino al 1340, furono caratterizzati da queste mancati raccolti, mancate semine, perché non c'erano, come oggi, esattamente come oggi, i contadini dell'agromontino non hanno i soldi per comprare le sementi dalla Monsanto, perché è diventato l'unico monopolista della Monsanto, che crea fra l'altro i prodotti OGM, sì, non mi viene la parola, i prodotti OGM modificati, che poi, non, mentre negli anni fino a 20-30 anni fa i contadini mantenevano e conservavano qualche quintale di semi di grano per piantarli l'anno successivo, era la prassi dovunque, anche in Polonia, dovunque, da una ventina d'anni a questa parte hanno messo a punto una serie di semi che sono meno attaccabili dagli insetti di vario genere, per cui sono sterili, quelli che seminano non rigeminano, e quindi devi comprarli tutti gli anni dalla Monsanto o altre società consociate controllate da Monsanto. Oddio, stavo dicendo una cosa, non mi ricordo più.
dei contadini in Toscana che... Ah, ecco, mi riferivo adesso appunto a quello che diceva l'amico Caracciolo, e cioè tutti questi queste situazioni, diciamo, di grande avvilimento agricolo, economico della Toscana del 1300, ha portato poi, fra le altre ripercussioni, e soprattutto alla peste bubonica derivante da anche lì, incredibilmente la peste bubonica è derivata con buona, diciamo, possibilità di afferenza dalla gestione infame delle banconote con il Gran Cambio. È una cosa incredibile, non la dico perché ve la andate a leggere eventualmente, ma la cosa è, appunto, in tutto questo è che fra il 1347 e il 1350 c'è stata la grande peste europea che in Cina, Oriente, ammazzò circa 10 milioni di persone, e in Europa più o meno 30 milioni, forse anche 40. E quindi che cosa è successo? Che in Italia praticamente morì una persona su due. Per cui tutti pensavano, anche gli economisti, gli pseudo-economisti dell'epoca, pensavano che i sopravvissuti, no? Vi ricordate il Boccaccio che andò nelle colline senesi, no? Boccaccio proprio là. Come? Boccaccio proprio là. Ah, sì. Sì, perché Boccaccio no? Boccaccio sì. Dai, vabbè, allora Boccaccio c'è andato. Vabbè. Che andò sulle colline senesi e scrisse il Decamerone con tutte le varie cose che sappiamo. E era lì perché stava sfuggendo alla peste che era a Firenze. Allora, la cosa incredibile è che invece i superstiti, che quindi erano la metà della popolazione, immediatamente si resero conto, ed è qui che mi ricollego a quello di diceva Caraccio, che non esistevano più le competenze, non c'erano più le persone, non c'erano più il know-how, come appunto abbiamo detto anche noi qua, cioè le persone, il fabbro, il falegname, l'idraulico, che ne so, il cappellano, non c'era più nessuno, non sapevi più dove andare a fare le cose che ti servivano, e quei pochi che erano rimasti si facevano pagare il doppio, perché tutto costava il doppio, perché per andarlo a cercare a sua volta, che ne so, il mastro muratore, per andare a cercare qualcuno che faceva la calce, andava ad andare a 50 km e farselo passare col carretto da 50 km, che più vicino non ce n'era nessuno. Quindi questo per dire che quello che sta succedendo adesso porterà sfacelli per le prossime generazioni, non solo per noi, ma per a lungo, perché questa cosa è andata avanti dal 1350 fino al 1450, oltre un centinaio d'anni di crisi susseguenti, successive, periodiche. E infatti in quegli anni lì ci furono una marea di guerre in Italia proprio per questo motivo, perché non c'erano risorse per tutti, e quindi oltre agli ammassamenti derivanti dalla peste, ammassamenti dopo a livello, diciamo, di ruberia, no? Perché si facevano le guerre fra paesi vicini continuamente, per un motivo o per l'altro, a livello di coalizione pro re di Francia o pro impero o pro papato o pro chi volete voi, comunque sia, è stato un periodo assolutamente nefasto. Questo per dire che quello che stanno creando questi figli di puttana qua è solo l'anticipo di quello che succederà. Quindi noi dobbiamo assolutamente fare qualcosa, perché non solo per noi, perché noi oramai la nostra vita, diciamo, la più parte l'abbiamo fatta, ma per la futura generazione e per quelle che arriveranno poi successivamente, non solo la nostra, non solo di quelli giovani oggi, ma di quelli che devono ancora arrivare. Io avrei finito e quindi cedo la parola giustamente al dottor Giorgio Vitali che ci illustrerà alcune sue cose. No, per concludere io voglio semplicemente leggere un altro pezzettino, appena un pezzettino della rivista che avevo citato prima. Dice perché? Perché è bene che si sappia che certe cose sono state dette. Cioè, dove vogliamo arrivare noi? Allora, Orazio giustamente ha scritto un libro che dovrebbe servire per far capire certi concetti. Ma
chi è in condizione di capire, e la nostra società è una società capace di affrontare questi problemi. Non è un caso che io vado leggendo degli articoli di denuncia che sono stati scritti su questa rivista. Si dirà, questa era una rivista letta da una minoranza di persone intelligenti, è verissimo, perché le altre riviste erano scritte per manipolare le teste dei coglioni e continuano a rimanere lì, perché una rivista come l'Espresso lo sanno tutti che cos'è. Ora però è altrettanto vero che una rivista di questo tipo aveva il suo circuito e lo facciamo vedere di nuovo. Cioè le informazioni che erano qui raccolte non erano informazioni banali. Grazie a Rizzo. Capito? Non erano informazioni banali. Era una cosa seria. Era una cosa seria. Ma perché? Perché quello che c'è scritto qui, altro che profezie di Isaia, prendo questi coglioni che prendono per buone le profezie di Isaia, ma io vedi questi richiami li faccio apposta per dire a quelli che ci seguono, dice, beh, vabbè, ma se l'umanità è composta di coglioni, vabbè, so fare i loro, ma perché devo essere coinvolto io delle vostre coglionerie, scusate. Allora, io queste cose le avevo lette all'epoca e voglio ripetere adesso. Che cosa c'è scritto in questo articolo? La destra economica sostiene il PDS. Ma oggi noi abbiamo avuto tre governi con un presidente del governo, uno più stronzo dell'altro. Non eletti. Che non sono stati eletti. Abbiamo un Presidente della Repubblica, da noi più volte denunciato per alto tradimento, perché è lì, perché ce l'hanno messi loro, ce li ha messi Soros, ecco chi ce l'ha messi, Soros. Allora, concludiamo questa nostra serata con questo ultimo pezzo di articolo, che è bellissimo. Abbiamo cercato riscontri alla straordinaria notizia degli abboccamenti tra Soros e gli uomini di Occhetto. E una fonte bancaria londinese, addentro alle cose italiane, ha confermato che essi ci sono stati. Quindi, prima della che andasse al potere il catto comunismo, ci sono stati degli accordi con uno degli esponenti della più alta finanza internazionale che ha voluto questa gente al potere in Italia. Capito? E siamo all'inizio degli anni 90, per cui tutto quello che è avvenuto dopo a cascata, no? La privatizzazione della Banca d'Italia, i famosi incontri che non erano incontri per fare l'incularella, ma erano incontri dove trattavano del destino degli italiani su quella infame, no? Con quell'infame goletta, chiamiamola goletta, della regina d'Inghilterra, Panfilo, che era meglio se c'era. Panfilo. Sì, ma chiamalo quello che cacchio ti pare, che era meglio se ci mandava a passeggio la nuora Diana con qualcuno, capito, che lei conosceva molto bene. Allora, era molto meglio di questo invece di farci girare quegli infami, quegli infamoni, di cui uno di questi è oggi a capo della BCE, Banca Centrale Europea. Allora, diciamolo, Mario Draghi. Mario Draghi, detto il drago, Drake, cioè che equivale, no, al bandito, famoso pirata Drake. Famoso pirata Drake, vedi che siamo sempre lì, nome omen, è la stessa cosa, dice c'è una coincidenza, sarà una coincidenza, ma Draghi, mi dici come si chiamava tua madre e che lavoro faceva, per favore, perché io vorrei sapere questo, perché no, dalla strada, dalla strada alla banca, o no? dalla strada alla goletta, no? Al veliero, chiamo quello che vuoi, alla banca. Allora, incontri tra la dirigenza del PDS e rappresentanti della City tenutisi a Londra e Roma lungo le linee seguenti.
Soros e la finanza internazionale giudicano le concessioni offerte dalla sinistra più convenienti di quelle che avrebbero attualmente, che offrirebbe attualmente uno schieramento alternativo di centro o di destra. La sinistra garantisce che le partecipazioni statali e in particolare i gioielli di famiglia contenuti nell'IRI, nell'ENI saranno privatizzate. Siamo nel 1990. Quindi tutto quello che avviene oggi, no? Il fanciullino che calca, il fanciullino, poverino, che calca le scene, no, delle televisioni italiane, no? Il bel imbusto, come chiamano quelle pare. Eccolo lì, è stato programmato. L'hanno programmato lì, probabilmente hanno fatto l'inseminazione artificiale della madre, perché è il 92, siamo lì. Saranno privatizzate. Inizialmente lo Stato manterrà, attenzione, guardate, guardate la minchionatura intrinseca. Inizialmente lo Stato manterrà la maggioranza o il controllo della maggioranza delle azioni. Eccolo qui. Ma l'importante è che le imprese produttive vengano scorporate e vendute uno a uno. È quello che hanno fatto. Agendo attraverso fiduciari, Soros e alleati entreranno gradualmente in possesso dei pacchetti azionari. Quello che è avvenuto. La scalata è già in corso, stando sempre a Turani, perché anche Turani, che era uno dei loro, lo scriveva regolarmente con grande faccia tosta, che riferisce: nelle scorse settimane molti operatori di Piazza Affari giurano di aver visto le sue mani, cioè le mani di Soros, dietro parecchie operazioni sulla lira. Attenzione anche a quest'altra operazione, è tutto qui. O sui principali titoli del listino milanese. A dare una mano a Soros è giunta Moody's, ecco qui il ruolo e le funzioni di queste organizzazioni che sembrano organizzazioni di controllo, di verifica e quant'altro, ma sono completamente false. Ma qualsiasi persona capace di ragionare potrebbe capire che queste organizzazioni sono false, create ad hoc. Controllate da loro. Controllate da loro stessi. Sono loro stessi, no? Come è, l'abbiamo denunciato due o tre volte noi questo fatto. Come avviene regolarmente anche negli ospedali italiani. Quando un medico poco bravo fa un intervento chirurgico che porta un danno al paziente, io non so, perché mi sono trovato molte volte, non ho mai trovato un medico competente, un medico legale, che avesse il coraggio di dire che il suo collega ha fatto una cazzata. Io non l'ho mai visto. Eppure dovrebbe funzionare la concorrenza. Io non l'ho mai visto. Avviene nell'ambito dell'ingegneria, quello sì, perché lì sono spietati tra di loro. Ma tra i medici no. Guai a dire che un medico sia sbagliato, è la stessa cosa qui. È Moody's che arriva prima, no? Arriva Moody's. Allora, rileggiamo. A dare una mano a Soros è giunta Moody's che, guarda caso, ma siamo negli anni 90, non nel 2015, proprio quando il credito italiano, la banca commerciale italiana e l'INI vengono privatizzate, declassa il rating delle banche facendone scendere il valore in borsa. E così semplice. È una cosa di una banalità assoluta, no? Talché per cui chi oggi rastrella azioni Credit e Comit paga molto meno di quanto hanno pagato i risparmiatori a cui il governo aveva promesso che il valore delle loro azioni sarebbe stato salito dopo la privatizzazione. Allora qui che cosa bisognava fare all'epoca? Bisognava fare delle azioni legali contro il governo, no?
ma come, tu mi hai fatto comprare le azioni? Oh, io le avevo comprate le azioni della Comit, beh, 1000, mica di più, convinto che una volta privatizzate sarebbero schizzate sul calare del 30%, no? È ovvio, l'operazione che doveva fare Soros alla faccia del parco Porto. Queste sono le cose che bisogna conoscere. Ripeto, il governo di oggi viene da lontano. I tre cavalieri dell'Apocalisse. Questo mi sembra che sia il nome. Erano quattro. Il quarto è Napolitano. Gli altri sono Monti, Letta e Renzino. E Matteo uno. E Renzino. Sono i tre cavalieri dell'Apocalisse, preparati a suo tempo da loro signori con la cappella di Napolitano, eccoli lì. Ma c'è stato preparato in maniera molto tranquilla, esatto, come è scritto qua, negli anni 90. E con questo io concluderei la nostra riunione lasciando la parola alla dottoressa Giovanna Calzano, che molto gentilmente c'è stata a sentire. Penso che dopo queste discussioni ne capiremo molto di più per quanto riguarda il sistema moneta e il valore dei soldi e come spenderli se ne avremo in futuro. C'è una domanda, no? No, io vorrei fare un'ultima considerazione, se mi permetti, perché l'ho dimenticata. Allora, la falsità del concetto di mercato è assolutamente un falso. Non è vero, come ho detto prima, il mercato dove i valori si auto-livellano è esclusivamente quello dei mercatini rionali, punto. Non esiste altro mercato. E vi faccio un banalissimo esempio. Non esisterebbero tanti negozi, parlo di Roma, tanti negozi di abbigliamento a Roma, se le persone andassero tutti a comprare vestiti di marca a Porta Portese. Dove un vestito che in negozio si compra a 500 euro, 1000 euro, 1500 euro, lo trovi pari pari, uguale a 3 euro, la mattina alle 6, alle 6 e mezzo. 3 euro, 10 euro, massimo di 15 euro. Lo stesso vestito, perché è fatto dalla stessa società produttrice, la quale ne vende un tot ai negozianti e quello che resta per le vie traverse, attraverso i negozianti di Porta Portese. Allora mi spiegate per quale ragione quei negozi continuano a vendere a quei prezzi e la gente non va a Porta Portese a comprare lo stesso vestito per una cifra irrisoria. Sapete perché lo dico? Perché io ho sempre comprato i vestiti ai mercatini pagando 10 euro una cosa che è un negozio normale, costa 200, 300, fino a 1500 euro. È lo stesso prodotto, la marca è la stessa. E allora, dov'è il mercato? Il mercato è una costruzione mentale controllata da chi ovviamente controlla le menti attraverso dei sistemi di controllo psicologico che noi conosciamo perfettamente. Di recente denunciati da Enrica Perucchietti, che è una notissima studiosa del problema, che potete tranquillamente trovare nei suoi libri. E con questo presumo di dovervi dare la parola alla dottoressa Giovanna Cazzara. Allora, ringrazio tutti che ci avete ascoltato anche via YouTube e chi è venuto in sala ad ascoltarci qua a Formello. Grazie e aspettiamo che Orazio faccia altre conferenze per rivederci. Okay.